Il Medioevo non era sempre misogino. I primi padri della Chiesa manifestavano un profondo orrore per il sesso, tanto che alcuni di loro ricorrono all'autocastrazione e la donna è sempre indicata come la base del peccato. Questa misoginia mistica è certamente presente nel mondo monastico medievale e basti ricordare che il brano in cui O'Donnell Cluny nel X secolo ricorda che la bellezza del corpo è tutta nella pelle, in effetti se gli uomini vedessero ciò che sta sotto la pelle, dotati come le linci della forza della penetrazione visiva interna, la sola vista delle donne gli uscirebbe nauseabonda. Questa grazia femminile non è che suburra, sangue, umore, fiele. Considerate quello che si nasconde nelle narici, nella gola, nel ventre, dappertutto, sporcizie. E noi che ripugniamo dal toccare anche solo con la punta delle dita il vomito o il letame, come possiamo dunque desiderare di stringere nelle nostre braccia o un semplice sacco di escrementi? E nemmeno basta citare monaci pubibondi, perché il più feroce testo contro la donna è di quel periodo. Io sto parlando del libro di Giovanni Boccaccio, in pieno 1400. Ma il Medioevo è anche l'epoca delle più appassionate glorificazioni della donna, sia da parte della poesia cortese che degli stilnovisti. E si pensi alla divinazione che Dante fa di Beatrice. Né si tratta soltanto di immaginazione poetica e laica, perché anche nel mondo monastico bisogna ricordare l'importanza di figure come Ildegarda di Bingen, di Caterina da Siena, che intrattengono rapporti anche con sovrani e sono ascoltate per la loro saggezza e il loro fervore mistico anche dai papi. Eloisa ha il rapporto carnale con il suo maestro Abelardo, quando fanciulla, non ancora consacrata alla vita religiosa, frequenta l'università riscuotendo l'ammirazione dei suoi colleghi maschi. Nel XII secolo si dice che all'università di Bologna insegnasse una Betissia Gozzardini e nel XIV secolo vi insegnava una novella d'Andrea, obbligata a tenere un velo sul volto per non distrarre gli studenti con la sua straordinaria bellezza. E il fascino femminile non riusciranno a sottrarsi neppure i monastici, se non altro quando dovevano commentare il Cantico dei Cantici, che per quanto lo si volesse interpretare allegoricamente, rimane una splendida celebrazione della bellezza carnale. Il Cantico dei Cantici deve aver turbato i sonni di tanti devoti esegeti biblisti, costretti ad ammettere che la leggiadria muliebre può evocare la grazia interiore di cui è segno. E Gilberto di Hoyland, sempre commentando il cantico, con una candida e composta serietà sotto la quale riesce difficilmente non sospettare una qualche inconscia malizia, definisce quali debbano essere le giuste proporzioni dei seni femminili per risultare piacenti. L'ideale fisico che ne emerge appare vicinissimo alla donna delle miniature medievali, dallo stretto corsetto che tende a comprimere e a rialzare il seno. Belli sono infatti i seni che si elevano di poco e sono misuratamente tumidi, trattenuti, ma non compressi. Il che è francamente un piccolo capolavoro di retorica monastica, legati dolcemente e non liberi di ondeggiare. Naturalmente dobbiamo ricordare che il Medioevo dura 1000 anni e
E in questi 1000 anni, come del resto nel breve spazio dei tempi nostri, si possono trovare manifestazioni di pudore, altri di vera e propria nevrosi sessuofobica, oppure di odio del mondo in generale, e altri ancora di distesa conciliazione con la natura e la vita.